Ciao a tutti, bentornati. Allora, rieccomi qui. Non vi parlo, non faccio la solita manfrina perché per come non ci sono stata, lo so che sono mancata tanto tempo. Vicissitudini, insomma, le solite cose, la solita manfrina. Passiamo alla parte successiva. E oggi ho deciso, visto che mi sono resa conto che ho un sacco di prodotti di skincare e che ho provato tanti prodotti, ho deciso di aggiornarvi circa la mia skincare. Ho notato, soprattutto nell'ultimo anno, che ho acquistato poco make-up rispetto al mio solito, ma tanti prodotti di skincare. Ho provato tanti prodotti perché ci ho sempre tenuto in realtà, però negli ultimi tempi do molta più importanza alla skincare, magari spendo anche più soldi alla skincare piuttosto che al make-up. Certo, mi piace sempre, però chiaramente do priorità a quello, anche perché io penso che da una buona skincare si può ottenere un make-up, non dico perfetto, però molto dipende anche da quello, secondo me. Allora, partiamo da come io faccio la mia skincare, diciamo partiamo dallo struccaggio e poi man mano, anche perché vale per la mattina e per la sera. Quando mi strucco, di solito io utilizzo un'acqua micellare e quasi sempre utilizzo questa qui di Garnier o al massimo la Bioderma, che è questa in farmacia. Questa qui si acquista praticamente ovunque, supermercati, profumerie, ovunque, ed è molto buona. Per gli occhi non è il massimo, nel senso che dovete stare lì con il dischetto sugli occhi finché si scioglie un po'. Infatti io preferisco, quando vado di fretta e non mi va di stare 3 ore a struccarmi, utilizzo un bifasico. Stavo utilizzando, ma non lo trovo, non so dove sia finito, il bifasico di Diego Dalla Palma, che è molto buono, mi sono trovata bene. In realtà è un campioncino che mi sta piacendo, e per struccare gli occhi mi piace molto di più un bifasico, perché è più veloce. Dopo l'acqua micellare io passo alla detersione, quindi mi pulisco il viso con un detergente. Sto utilizzando da diversi mesi, in realtà questo è il secondo che acquisto, questo gel detergente di Jouer. Jouer è un'azienda, in realtà l'azienda è l'Iraq, però versione naturale. Ha all'interno ingredienti naturali. Ed è questo qui, infatti c'è scritto proprio 89% di origine naturale. È un detergente purificante e è molto leggero, secondo me, e dovrebbe anche equilibrare il sebo in eccesso del viso. Qua non è mattificante, però va ad equilibrare il sebo in eccesso. Io lo utilizzo sia la mattina che la sera e mi ci trovo un sacco bene. L'ho riacquistato proprio perché mi trovo davvero molto molto bene. Lo utilizzo da solo o con un Clarisonic, con il Clarisonic, non con uno, perché ne ho soltanto uno. Questo qui ormai è diventato vecchiotto, cioè, rispetto a quando, cioè, da quando ho acquistato questo ad oggi ne sono usciti diversi. Io sono rimasta ferma al Mia 2, con cui mi trovo bene. Tra l'altro si è scaricato, devo caricarlo. Per quanto mi riguarda, fa il suo dovere, anzi, dovrei anche cambiare la testina, perché ce l'ho da un sacco di tempo, devo cambiarla. Accoppiati mi piacciono un sacco, ma anche soltanto il gel detergente. Io comunque sento la pelle molto pulita, molto fresca. Anche l'odore mi piace un sacco. Quindi questo qui è attualmente il mio detergente preferito del momento. Dopo il detergente, in teoria si dovrebbe utilizzare un tonico. Il tonico, devo dire la verità, non lo uso. Però d'estate no, questo passaggio non lo faccio d'estate, però d'inverno utilizzo la luce liquida di Vera Lab, quindi di. L'estetista cinica, non mi veniva il nome. E questa luce liquida io la utilizzo come tonico, cioè applico con un dischetto su tutto il viso questo prodotto. Io la trovo molto 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 buono, cioè mi piace un sacco perché, per quanto mi riguarda, quando ho delle imperfezioni, dei brufoli, dei granellini in eccesso, è raro che li abbia, però quando li ho con la luce liquida, in realtà dopo il giorno dopo non ho più nulla. Mi dà anche l'impressione di andare anche ad illuminare molto. Quando la utilizzo, mi sento la mattina dopo il viso molto più luminoso, non so perché. E secondo me fa anche va a togliere, cioè secca un po', secondo me, la pelle. Quindi per le pelli secche, molto secche, non va bene. Secondo me, per chi invece ha pelle un po' più grassa, va molto a seccare la pelle, quindi ad equilibrare anche un po' il sebo in eccesso, e mi piace un sacco. Poi io sempre personalmente passo al contorno occhi, anzi no, passo al siero. Negli ultimi tempi ho provato un sacco di sieri. E questo qui in realtà non è, comunque i sieri che nell'ultimo periodo ho provato, che in realtà questi sono finiti, questi due, sono questi qui. Questo di Lierac, che è un siero,
Loro lo definiscono ossigenante e idratante. Per quanto mi riguarda è molto molto idratante, ma allo stesso tempo non mi va a dare quell'effetto pelle molto idratata, molto lucida, assolutamente. La profumazione mi fa impazzire di questo siero e devo dire che mi è piaciuto. Altro siero molto 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 valido, soprattutto per chi ha i pori dilatati, è questo qui di Clarins, che è il Pore Control. Questo qui praticamente va ad attenuare i pori dilatati. Io devo dire la verità che questa cosa l'ho notata proprio perché io ho un po' di pori dilatati, soprattutto sulle guance, e devo dire che quando lo utilizzavo vedevo i pori leggermente più attenuati rispetto al solito. Quindi penso sia comunque merito di questo siero. È diverso rispetto ai sieri tradizionali perché questo qui è quasi il solito siero con il contagocce molto 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 liquido. Questo qui invece, questo siero qui di Clarins, è un siero più cremoso. Ah, infatti non è trasparente perché di solito i sieri sono trasparenti, gelatinosi. Questo qui era molto più simile a una crema. E devo dire che anche questo qui mi è piaciuto un sacco e ho apprezzato anche tanto il fatto che fosse molto leggero come crema, come consistenza, quindi l'ho apprezzato un sacco. Attualmente invece, questa è una bella botta, sto utilizzando questo siero di Lierac, che è il Lift Integral, siero Lift. Vabbè, in realtà va a dare un effetto lifting. Io devo dirvi la verità, non lo utilizzo tutti i giorni, sia perché costa un botto, e sia perché preferisco utilizzarlo quando ho più necessità di levigare, di dare quell'effetto un po' più pelle quasi perfetta. Mi piace da un sacco, effettivamente i soli che costa li vale, nel senso che vedo proprio una differenza quando utilizzo questo siero perché dà un effetto pelle non tirata, chiaramente non appena liftata, però molto più distesa, un sacco. Mi piace anche la profumazione, è molto profumata, appena applicata ho anche quella sensazione di leggero appiccicaticcio che va via dopo qualche minuto, anche meno, però si ha quella sensazione di non so all'interno quali ingredienti ci siano, non mi sono neanche informata più di tanto, però si ha quella sensazione di pelle quasi tirata, però per pochissimo, ecco, molto molto leggero. Vi parlo però adesso, perché poi passo di solito ai contorno occhi, di un prodotto che ho utilizzato per un periodo ed è questo prodotto di Kiehl's, che in realtà è un prodotto trattamento. Questo qui non è né un siero e né una crema, però lo utilizzavo subito dopo il siero ed è il Powerful Strain Line Reducing Concentrate. In realtà vi ho fatto vedere questo siero quando mi è arrivato il pacco di Kiehl's, perché fece un ordine abbastanza importante di Kiehl's. Tra questi c'era questo qui, che è un prodotto che va ad attenuare molto le rughe di espressione, va quasi a liftare. In realtà questo, quando l'ho acquistato io, era appena uscito questa versione con della vitamina C in più, che penso che la vitamina C vada proprio a dare quell'effetto lifting e ossigenante, credo, che se non ricordo male. E devo dire che l'ho utilizzato e quando lo utilizzavo mi vedevo la pelle, non dico porcellana perché sarebbe troppo, però mi piaceva un sacco lo stato della mia pelle quando utilizzavo questo prodotto. È terminato adesso. È sconsigliato utilizzarlo quando c'è troppo sole, infatti d'estate è sconsigliato utilizzarlo, infatti l'ho utilizzato quest'inverno e devo dire che effettivamente questo prodotto io l'ho vista la differenza perché mi vedevo proprio molto, soprattutto le rughette che ho sotto gli occhi perché chiaramente ridendo si vanno a creare quelle rughette di espressione, le vedevo molto più attenuate e secondo me era proprio questo prodotto. Quindi vorrei rifare questa cura, nel senso che è un trattamento che non si dovrebbe fare sempre, non è un prodotto che ho utilizzato tutti i giorni, 12 mesi su 12, 365 giorni all'anno. È un trattamento, quindi magari va utilizzato il tempo che praticamente ti dura 2-3 mesi, dopodiché magari l'anno successivo vuoi riutilizzarlo. Infatti adesso lo vorrei ricomprare per appunto per quest'inverno perché mi è piaciuto un sacco. Poi, non so se si vedono bene i prodotti dalla telecamera, anzi fatemi sapere, altrimenti vi faccio degli zoom, delle foto dove si vedono molto molto meglio.
Altri prodotti, adesso parliamo invece, io tra l'altro ho anche la scorta della luce liquida perché in realtà quando l'acquistai volevo comprare la versione full size, però quasi quasi è stato meglio così perché è molto più comoda da portare in viaggio rispetto al 100 ml che chiaramente fanno storie. Questa dovrebbe essere la C50 e infatti questa qui ce l'ho ancora, devo ancora aprire questa che è ancora sigillata, ce l'ho da diversi mesi, d'estate come vi ho detto non l'utilizzo e appunto la scorta. Passiamo adesso ai contorno occhi. I contorno occhi che sto utilizzando io, che è lo step successivo al siero o eventualmente a questo trattamento se c'è o meno, passo ai contorno occhi. I contorno occhi che ho utilizzato nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, sono questi. Parliamo per ordine. Questo qui è un contorno occhi di NYX ed è prevalentemente un contorno occhi, non è proprio un contorno occhi, almeno secondo me, l'effetto che dà a me è più un effetto illuminante. Quindi io questo qui lo accoppio ad un altro, al contorno occhi molto più idratante. Non va a distenderlo o comunque ad attenuare un po' chissà quanto le occhiaie. In realtà ha la parte in acciaio che, essendo fredda, dovrebbe attivare la circolazione del contorno occhi ed attenuare le occhiaie, che sì, un po' lo fa, però fondamentalmente va più ad illuminare, secondo me, il contorno occhi perché è quasi giallo, gelatinoso, quasi un correttore, che mi è piaciuto, lo sto utilizzando. Questo qua in realtà è il secondo che acquisto, quindi comunque mi è piaciuto. Lo accoppio però sempre a un altro contorno occhi. Ho utilizzato questo qui di Clarins, che tra l'altro mi piaceva un sacco la profumazione. Non ho apprezzato molto la consistenza perché è quasi molto, molto cremosa. In realtà è quasi terminato. Lo utilizzo ancora sempre. Io, tra l'altro, alterno molto i miei prodotti. È anche sbagliato perché in realtà si dovrebbe prevedere l'efficacia di un vero prodotto. Va utilizzato sempre quello per diverso tempo per vedere davvero perché il prodotto non è ovvio che utilizzandolo domani non posso avere l'effetto o il risultato che promette. Va utilizzato a lungo termine, e lì si vede effettivamente se quel prodotto funziona o meno. Però chiaramente io l'ho utilizzato, era quasi terminato e poi ne ho acquistato un altro. Ma comunque posso dirvi che, a parte la consistenza che non mi faceva impazzire perché faceva quasi difficoltà ad assorbirsi, è molto 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 idratante e dovrebbe avere l'effetto anche lui di ridurre un po' le rughette. Che sì, effettivamente essendo molto molto corposo e consistente, l'occhiaia, il contorno occhi andava ad assorbire immediatamente il prodotto, stando lì a massaggiare molto molto bene. Quindi comunque io mi è piaciuto, lo ricomprerei perché è un buon prodotto. Altro contorno occhi che mi sta per terminare, infatti adesso dovrò andare a comprare un nuovo contorno occhi, ho un'idea di quello che vorrei provare ed è questo qui di Clinique, che è attualmente quello che più mi sta piacendo in assoluto. In realtà è un contorno occhi concentrato e all'interno delle particelle colorate che non ricordo neanche quale sia l'effetto. Comunque ho l'impressione, quando metto questo contorno occhi, che vada a riempire un po' il contorno occhi. Infatti è proprio quello l'obiettivo, va appunto a queste microsfere vanno diciamo a riempire il contorno occhi e attenuare un po' le rughette d'espressione. Pensavo mi durasse meno, in realtà ce l'ho da prima dell'estate e mi sta durando ancora. Mi piace tanto perché è fresco, quando lo applico ho quella sensazione di formicolio, qui ciò significa secondo me che vada ad agire effettivamente sul contorno occhi e ad attivare un po' la circolazione e mi piace un sacco, mi piace davvero davvero tanto. Sono indecisa se riacquistarlo o provarne un altro, proprio come sono fatta io che voglio provare, testare cose nuove, forse non lo comprerò di nuovo, però insomma questo è davvero molto molto buono. Volevo anche provare la crema viso, la crema idratante, però poi non so perché ne ho preso un'altra, quindi ciaone. Ah, poi anche questo c'era, è vero. Altro contorno occhi che ho provato è questo qui di Kiehl's, il Powerful Strain Line, ed è un Eye Brightening Concentrate. Questo qui è un contorno occhi. Questi prodotti qui di Kiehl's, che hanno questo packaging così, sono tutti prodotti di linee curative o comunque di trattamenti. Questo contorno occhi, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che
Non ho notato che mi è durato poco. Diverso da questo contorno occhi, perché questo qui è trasparente, molto gelatinoso. Questo qui invece è più cremoso. Mi è piaciuto anche questo qui. Qui ho invece notato un effetto molto più illuminante rispetto a questo qui, che non ha proprio un effetto illuminante. Questo qui invece sì. Dovrebbe avere un effetto anche lui di ridurre le linee di espressione, di andare a togliere le rughette sotto gli occhi, le zampe di gallina in realtà. Anche questo qui mi è piaciuto, non lo ricomprerei per il semplice fatto che costa tanto, ma è davvero mini. Questo qui è 15 ml rispetto a no, anche questo 15, però. Ho notato una differenza abissale, forse perché qui c'è il dosatore che davvero con una pompetta me ne esce pochissimo, non lo so perché. Però tra i due, se devo dire la mia, ho preferito questo qui di Clinique perché lo trovo molto più idratante, molto più rinfrescante. Per quanto mi riguarda, per la mia occhiaia e per le mie borse, secondo me questo è migliore rispetto a questo qui. Questo qui ovviamente è molto buono, però se devo scegliere, scelgo lui. Passiamo adesso, altro step che faccio subito dopo il contorno occhi, utilizzo questi due prodotti di Kiehl's, di cui vi ho parlato anche quando appunto ho acquistato i prodotti di Kiehl's, mi erano arrivati, non, avevo scelto come omaggi questi due, che tra l'altro mi stanno ancora durando, perché sono davvero, cioè con una boccettina di campioncino mi dura praticamente mesi e mesi, infatti ce l'ho da un sacco di tempo, ed è il Midnight Recovery Concentrate e il Daily Reviving Concentrate. Allora, questo qui lo utilizzo la sera perché appunto è va messo appunto di sera perché va ad agire tutta la notte e dovrebbe avere un effetto illuminante, fa benissimo alla pelle perché all'interno un sacco di oli che fanno bene alla pelle, ossigenante. Invece di giorno utilizzo questo qui che è molto più illuminante e dà quell'effetto più luminoso al viso, però sono praticamente uguali, sono entrambi oli con il dosatore. Io ne metto praticamente una goccia. Mi basta per tutto il viso, ecco perché ce l'ho da un sacco di tempo e non vorrei finirlo perché le versioni, diciamo, full size costicchiano anche un po' per il tipo di prodotto che è davvero un extra questo qui. Io chiaramente avendo fatto l'ordine Kiehl's li ho scelti, se dovessi farne un altro ordine che vorrei fare li riprenderei per il nuovo anno, insomma. Però non sono prodotti fondamentali per una skincare routine, chiaramente. Se chiaramente siete delle fissate come me di skincare, che siete attenti ai prodotti e ai prodotti per la pelle e vi piace, appunto, io vi consiglio anche questi due prodotti perché appunto sono ricchi di oli, ricchi di ingredienti che fanno molto bene alla pelle. Poi io, dopo questi lunghi step, passo alla crema idratante. Ho utilizzato, diciamo adesso riprenderò ad utilizzarla per diverso tempo, quella di Kiehl's, questa qui, che però d'estate non mi stava più piacendo, ed è questa qui, la rosa artica, perché d'estate la trovo molto più pesante e effettivamente per la mia pelle d'inverno va bene perché idrata molto, però d'estate la sentivo davvero pesante, non, mi ero scocciata ad utilizzarla, per questo motivo. Ho iniziato ad utilizzare questa qui di Jouer che è molto 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 più leggera ed ha un effetto mattificante così come il gel detergente che va ad equilibrare il siero in eccesso. Questa crema appunto che è un po' sporca, scusate, va appunto ad equilibrare il siero ed ha un effetto mattificante ed è molto leggera, non è di quelle creme pesanti che d'estate non volete avere nulla sulla pelle tipo me, quindi soltanto anche il sol fatto di mettere la crema pesante mi dà un fastidio, per cui questa l'ho accantonata e ho iniziato ad utilizzare questa qui. Questa mi sta per finire e ritornerò ad utilizzare questa finché non mi termina per poi trovare un'altra crema che mi faccia impazzire. Questa d'inverno l'ho trovata molto molto buona perché è molto nutriente e la trovavo per l'inverno, a me è piaciuta un sacco. Non ricordo questa qui quali fossero le proprietà, però a me piaceva. Sì, infatti la profumazione è anche di quelle che piacciono a me, molto floreale, la rosa, quindi per me va benissimo. E quindi a breve ritornerò ad utilizzare questa. Alla fine di tutto questo, che faccio anche una volta truccata, applico uno spray e siamo sempre su Jouer. Questa qui la mini size perché la porto in viaggio, tra l'altro mi sta terminando, devo comprare l'altra. Dopo essermi struccata,
Quindi la sera io comunque dopo il trucco vado a spruzzarmi un po' di questo prodotto perché mi rinfresca, nonostante comunque abbia applicato un sacco di prodotti, quindi la pelle beve, 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 applico diciamo, una pushata di questo prodotto. Lo faccio anche quando mi trucco, dopo essermi truccata come fissante utilizzo questo spray che a me dà la sensazione di freschezza, oltre ad avere un profumo che mi piace da morire. Nulla, questo era, è stato tendenzialmente, erano i prodotti, sono stati i prodotti che ho utilizzato per la mia skincare negli ultimi mesi, facciamo dai 4-5 mesi, negli ultimi 4-5 mesi, con cui mi sono trovata molto molto bene, che mi sono piaciuti tanto. Molti di questi prodotti, chiaramente, come vi ho detto, li voglio cambiare, voglio provare cose nuove. Se avete qualcosa da consigliarmi, scrivetemelo. Anzi, vi chiedo di essere molto più attive al mio canale. Lo so che sono stata assente tanto, quindi giustamente forse vi siete anche dimenticate di me. Però se vi fa piacere mettere anche la notifica sul campanellino in basso, ne sarei felice, così siete sempre aggiornate sui miei video e mi piacerebbe anche essere molto più interattive con voi, avere i vostri pareri, buoni o brutti che siano, però che siano costruttivi in entrambi i casi. E nulla, io vi lascio, avevo voglia di parlare da un sacco che non parlavamo, quindi io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao belle!